Il mio lavoro è come quello di un direttore d'orchestra, bisogna fare in modo che tutto sia accordato e che ne possa nascere un'armonia perfetta. Io mi occupo di supervisionare la parte operativa su strada degli autisti che gestiscono le consegne a casa dei clienti di Amazon. Il mio lavoro ruota intorno ai centri di smistamento, che è il luogo in cui i pacchi arrivano durante la notte, vengono divisi nelle diverse zone geografiche di consegna ed è lo stesso luogo da cui partono i driver al mattino per iniziare a consegnare i pacchi ai clienti di Amazon. Ho cominciato durante gli anni dell'università per mantenermi agli studi, lavorando come esterno, facendo l'autista per consegnare i pacchi di Amazon. Una volta che mi sono laureato, ho inviato la mia candidatura, Amazon mi ha assunto e quindi eccomi qui. Oggi mi occupo di parlare con gli autisti e ascoltare i loro problemi più frequenti, in modo da riuscire a migliorare le loro esperienze di guida. Credo che la meritocrazia sia il riconoscimento del valore e anche delle potenzialità di un individuo. Certamente in Amazon è quello che mi ha permesso di crescere così in fretta. Tenacia, determinazione e costanza sono i tre elementi che mi hanno sempre spinto e guidato nel mio lavoro. Li ho imparati da quando avevo 9 anni, quando ho iniziato a fare canottaggio. Sicuramente una grande passione e appena posso mi butto in barca e riesco. Il canottaggio e lo sport in generale insegnano bene a superare le difficoltà e a insistere sempre e a sforzarti per raggiungere gli obiettivi che ci si pone. Dove mi vedo nel futuro? Un'esperienza all'estero sicuramente è interessante e stimolante, ma anche tornare nel canottaggio potrebbe essere una cosa che mi piacerebbe tornare a fare. Sai, le strade sono tante.